Io sono andato negli Stati Uniti che avevo 16 anni e mezzo, ero molto molto giovane, ma più che altro non era tanto la mia età quanto in che anno io avevo 16 anni, perché i ragazzi di 16 anni di oggi non sono gli stessi di quelli del 1978 quando avevo 16 anni io, per cui quando sono andato lì per me era tutto diverso. Però la prima cosa che mi ha subito comunque colpito è stato il fatto che studiare era una cosa molto seria, molto più seria di quello che noi facciamo qua in Italia. Io sento molti allievi miei, mi chiedono: ma io vorrei andare in America a studiare a Berkeley. D'accordo, niente in contrario ragazzi, però sappiate che didatticamente quello che sta succedendo lì arriva qua in un secondo e qualche volta qualcosa da qua va pure lì. Il musicista in genere, bassista, batterista, eccetera, nel momento in cui fa un accompagnamento in qualunque situazione stilistica, quello che deve riuscire a fare è cercare di allineare il valore delle note che sta suonando sullo strumento e delle pause che sono tra una nota e l'altra. Queste pause ovviamente non le suoniamo sullo strumento, ma suonano dentro di noi, per cui se io dovessi suonare un andamento di questo tipo, in questo caso qua io sto usando ottavi e poi uso questi due sedicesimi. Per poter allineare quei due colpi, necessariamente dentro di me io devo pensare a tutti quelli che non suono. Questo esercizio io l'ho chiamato internal clock test. Se noi suoniamo con un chitarrista che fa uno strumming, non sta pensando ti 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 ti, lui solo suona. Quante volte vi sarà capitato, colleghi, di sentire una batteria fatta con un click, poi ci mettono un'acustica sopra e noi suoniamo avanti. Nel caso in cui c'è il click, quello che a noi ci interessa sono gli appuntamenti del battere con il click. Possiamo un po' manipolare quello che succede interno all'interno da un quarto a un altro a livello di quantizzazione. Vi faccio subito un esempio. Sto manipolando questo click, non sto suonando, sto cercando di dare quest'onda qua, però considerando la pulsazione di base. Non trovate delle scuse col piede, cioè molte spesso noi facciamo tu ta, appoggiamo, va bene, però deve essere una scelta, cioè deve essere voluta quella cosa. Andate decisi, sbagliate decisi. Morricone dice una frase importante: è meglio sbagliare bene che suonare male. Anni fa venne a Sanremo Povi a portare un pezzo dei suoi. All'inizio di questo pezzo, sullo start c'era il verso di un piccione. Un piccione faceva questo verso, poi partiva in sequenza. La batteria entrava però nella seconda strofa. Successe per una cosa che non sto a spiegarvi adesso, il metronomo non parte, ma questo è in diretta ragazzi, mentre facevamo la serata proprio. Per cui io sento sto verso del piccione che parte e non sento il click. Non è che potevo alzarmi e dire fermatevi tutti, il festival si deve fermare perché io non c'ho il click, ma avrebbero sputato tutti quanti. Ho cercato di stare attento ai riferimenti che mi dava il sequencer, sia pure pochi, per cercare di stare sul beat, e tutta l'orchestra si è azzeccata sta batteria e mi hanno dato fiducia e abbiamo portato a casa il pezzo, nessuno si è accorto di niente. Però quando io poi sono tornato a casa ho fatto riferimento a questa cosa, ho detto però voglio provare a fare qualche esercizio che mi possa far divertire in queste direzioni. Avete una serie di figurazioni qua, quello che voi dovete fare in realtà è stabilire esclusivamente un pattern, un tempo, e cercare di incastrarvi con queste figurazioni anche quando andrà via il loop, come in quel caso di Sanremo. Io vi dico una cosa, l'obiettivo nostro non deve essere quello della quantizzazione, perché abbiamo già il computer che è tutto quantizzato, capito? Cioè anche il batterista più storto va in studio, fanno così, pa! E ci quantizzano, ci vuole un secondo a quantizzare. Quindi la cosa più che vale la pena invece in qualche maniera rincorrere è la possibilità di interagire col computer in maniera fluida senza avere la paura che questo computer ci levi spazio, insomma, la creatività.
Diciamo che allora alla base della piramide c'è pensare bene, correttamente. Poi se abbiamo tempo, istinto e tecnica, la tecnica ci aiuta ad esprimerci, se no non andiamo da nessuna parte.